Iniziamo la conferenza della vigilia di Pordenone Lecce con la prima domanda di Elio Donno del Corriere dello Sport. Prego Elio. La settimana scorsa in Lecce inseguiva l'Empoli per accorciare distanze ed era assente di coda con i problemi d'attacco. Domani Pordenone ad inseguire il Lecce, cercare di scavalcarlo addirittura, e ne mancherà Taxidis. Jungmann ha avuto un problemino, ma vediamo che tra i convocati è recuperato completamente o ha qualche problema, e non è convocato Listowski per problemini e per problemi di muscolari. Ci può dire la situazione generale qual è e come si appresta ad affrontare questa gara? Ma sicuramente affrontiamo una squadra di valore, perché 2 anni fa hanno vinto un campionato di Lega Pro, l'anno scorso sono andati ai playoff e quest'anno sono lì dietro di noi, di conseguenza la squadra che ha consolidato questo valore, stanno lavorando bene da tanti anni e di conseguenza ci aspettiamo come sempre una partita difficile. Arriviamo sicuramente, abbiamo recuperato coda dalla squalifica e purtroppo abbiamo perso Taxidis, Hjulmand 2 giorni fa aveva un affaticamento muscolare che abbiamo gestito ieri, dunque scongiurato con l'esame strumentale qualsiasi tipo di problema, oggi ha completato la rifinitura, dunque a completa disposizione. Listowski sta gestendo da una decina di giorni una tendinite post-traumatica che gli ha procurato qualche fastidio, l'abbiamo gestito in questi 7-8 giorni in qualche allenamento, purtroppo ieri nella parte iniziale dell'allenamento aveva molto male e di conseguenza abbiamo provato questa mattina a capire se c'erano margini per recuperarlo, ma purtroppo ha male, dunque non lo convochiamo per questa partita e speriamo eventualmente di recuperarlo per quella con l'Ascoli la settimana prossima. Ha chiesto di intervenire Francesco Romano di Tutto Sport. Prego Francesco. Buongiorno mister. Buongiorno. In ottica squalifica Taxidis, lì in mezzo al campo ci sarà la possibilità, potremmo vedere Hjulmand o sta pensando magari di tornare tra virgolette all'antico riproponendo Maier come a inizio campionato? E poi, visto anche il rientro di coda, sta pensando magari a una rotazione per farsi riposare Stepinski e quindi inserire Rodriguez, o si riparte da coda Stepinski e Rodriguez è così il portafortuna, il gioiellino che viene inserito negli ultimi minuti? Grazie. Allora Hjulmand è completamente recuperato, per me ha l'attitudine giusta per giocare in quel ruolo, secondo me ha fatto 20-25 minuti di gara importanti quando è subentrato con l'Empoli e di conseguenza partirò sicuramente con lui come vertice di centrocampo. Per quanto riguarda l'attacco, non dovete dimenticarvi che Rodriguez, proprio ieri ho parlato con un ragazzo, lui è arrivato da una problematica muscolare, è arrivato che purtroppo ha avuto il Covid e dunque non ha svolto una preparazione adeguata, quando stava ritrovando condizione si era ridovuto fermare una settimana, difatti quando ho giocato lo spezzone col Vicenza purtroppo dopo pochi minuti si è fatto male, dunque l'abbiamo riperso per quasi un altro mese. L'abbiamo recuperato 2 giorni prima della gara con l'Empoli proprio perché abbiamo provato ad avere a disposizione un attaccante in più. Il ragazzo si è reso disponibile e ha fatto 35 minuti di altissimo livello. Di conseguenza devo tener conto di consolidare la sua condizione atletica perché oggettivamente il ragazzo sta dando dei segnali molto importanti e devo anche preservarlo per non ricadere eventualmente nella possibilità che si possa rifare male. Però è una grande risorsa che abbiamo a disposizione e come dicevo domenica post gara ha dato dei segnali molto importanti, si è meritato la mia attenzione e avrà lo spazio che si è conquistato che meritandoselo facendo vedere delle cose importanti nei 2 spezzoni di gara che poi è andato a sviluppare in campo. Ha chiesto di intervenire Pierandrea Casto di Salento Live. Prego. Salve mister, buongiorno, non so se adesso mi vede. Sì. Senta, il Pordenone è una squadra che è in crescita, non subisce sconfitte dalla sconfitta interna contro la Cremonese, ma soprattutto non prende gol da 4 giornate. Senta, quali armi sta studiando, se ha studiato qualcosa per battere una difesa così granitica?
Sì, tra l'altro ha preso 3 gol nelle ultime 7, di cui una volta ne ha presi 2 in una gara. È una squadra molto solida, difficile da andare a contrastare perché hanno fisicità, hanno un buon attacco alla profondità con le punte, dunque sanno ribaltare spesso l'azione, sono molto bravi anche sulle palle inattive perché hanno Calò e Falasco che le calciano molto bene, hanno ottimi saltatori e spesso hanno rotto l'equilibrio delle partite sfruttando questa situazione e di conseguenza i dati oggettivi con cui poi ho lavorato con i ragazzi facendo riconoscere le caratteristiche di questa squadra. Abbiamo la consapevolezza che sicuramente dobbiamo fare bene, muovere palla velocemente, provare le nostre cose e quando le andiamo a sviluppare bene, con ordine, con i tempi corretti, abbiamo le qualità per poter far male all'avversario. Di conseguenza se faremo queste cose avremo la possibilità anche di creare difficoltà al Pordenone. Sì, mi scusi, avevo letto male i dati. Sicuramente però una squadra che è riuscita a fare molto bene, soprattutto in casa. Prego. Assolutamente. Ha chiesto di intervenire Carmen Tommasi di Telerama. Prego Carmen. Mister, buongiorno, ben trovato. Grazie. Allora, io volevo sapere quanto è cambiato a suo parere il Pordenone rispetto al girone d'andata e quanto è cambiata la sua squadra. Ma il Pordenone, eravamo comunque nella parte iniziale del campionato, la prima giornata, dunque la squadra che aveva cambiato tanto eravamo noi, loro avevano consolidato il lavoro che hanno fatto negli ultimi 2 anni precedenti, avevano Calò e Dio che erano il vertice di centrocampo e la punta importante che sembra che sia stato ceduto, dunque probabilmente non ci sarà con noi ed è stato sicuramente un attaccante che già a Cittadella aveva fatto molto bene e che ha confermato il suo valore a Pordenone. Noi abbiamo fatto 4 mesi, l'ho detto prima, dove ci sono state tante situazioni che abbiamo dovuto affrontare e secondo me siamo riusciti ad avere una buona classifica nonostante qualche difficoltà e da questa base vogliamo ulteriormente crescere. Come vi ho detto, finalmente lunedì chiuderà il mercato e di conseguenza avremo la rosa definitiva che sarà quella che porteremo sino alla fine del campionato, con la consapevolezza, come ho detto spesso, che se vogliamo fare un campionato di vertice dovremo accelerare, perché quello che ha detto l'andata è che siamo una buona squadra ma che ha raggiunto la zona playoff. Grazie. Ha chiesto di intervenire Alessio Amato di Calcio Lecce. Prego Alessio. Mister, buongiorno. È arrivata in mattinata l'ufficialità della cessione di Falco. Ci sono altri 3 giorni praticamente di mercato. Cosa si aspetta soprattutto in un reparto dove siamo partiti, diciamo, con uomini di qualità e abbondanza assoluta, ora tra squalifiche, anche infortuni che purtroppo possono essere messi in preventivo, ha bisogno di qualcosa per avere soprattutto la possibilità di giocarsela ad armi pari con le altre? Allora, intanto ne approfitto per fare un grande in bocca al lupo a Pippo che andrà a vivere questa nuova esperienza all'estero. Sul resto, siccome siamo vigili, delle cose che dovevamo fare a centrocampo le abbiamo fatte e di conseguenza adesso vedremo negli ultimi giorni, ho un contatto diretto con la società, col direttore, parliamo e di conseguenza se dovremo fare qualcosa sono sicuro che la faremo al meglio possibile. Però, come ho detto, in questo momento mancano pochi giorni, non è facile sicuramente, valuteremo, e il direttore è sempre presente sul mercato, quali saranno le opportunità che potremo eventualmente cogliere per andare a migliorare la nostra rosa. Prego, può intervenire Giancarlo Castrignano di Radio Venere. L'ideale sarebbe vedere un Lecce domani ripartire dai 25 minuti finali della prestazione offerta con l'Empoli. In virtù di questo le chiedo, mister, se nel settore di sinistra, al laterale sinistro, c'è un ballottaggio tra Gallo e Zuda, sta pensando a questo e quante chance sono di partire dal primo minuto anche per Bjorkengren. Grazie. Ma devo dire che, come avete visto, la rosa mia a disposizione, sicuramente giocatori che hanno fatto molte partite, ma tanti si sono ritagliati uno spazio, sono felice che anche Antonino abbia avuto il suo spazio, è entrato in un momento complicato e ci ha dato quello che chiedevo in quel momento, una spinta sulla fascia sinistra, e di conseguenza è stato importante per lui fare l'esordio. È un ragazzo che si è sempre impegnato e ha lavorato bene. In funzione di domani
Darò continuità sicuramente a Zuta, ma sappiamo di avere una risorsa giovane alle spalle che anche in determinati momenti della partita, se voglio avere una spinta diversa su quella fascia, ha dimostrato di essere entrato bene e di poterci dare una mano sotto questo punto di vista. L'altra domanda, non me la ricordo, era riferita a Bjorkengren. Ah sì, e anche John è entrato molto bene nelle ultime partite. Anche col Cittadella e a Reggio Calabria era partito titolare, un giocatore che riempie il campo, ha grande duttilità, è un giocatore che per me può crescere tanto sotto un certo punto di vista, ma ci dà delle cose importantissime per consolidare e dare una mano al centrocampo e sostenere l'attacco, e di conseguenza anche lui lo terrò in grande considerazione per poter partire dall'inizio domani. Se non avete altre domande, liberiamo il mister. Francesco Romano di Tutto Sport e poi a seguire, prego. Sì, un'altra cosa, per quanto riguarda Yulman, mister, quanto è importante avere per il ragazzo un allenatore che praticamente è stato il re in quella posizione nel corso della sua carriera? Lei ha intenzione comunque, insomma, di seguire il ragazzo e di darle qualche dritta? Grazie. Come lo faccio con tutti i miei ragazzi, sicuramente è un ruolo che ha fatto parte della mia vita professionale quando facevo il calciatore, sicuramente qualche sfumatura in più per poter aiutare il ragazzo ci sarà, ma la cosa importante è che il ragazzo ha una grande umiltà, si è presentato molto bene, ha caratteristiche molto importanti perché è un centrocampista moderno, perché sa lavorare bene in fase di non possesso, si fa sempre trovare per far uscire il gioco, ha un'ottima fisicità, è un buon colpitore di testa e dunque ha attitudini secondo me molto importanti, ci potrà dare una grande mano. Prego Gabriele De Giorgi di Lecce Prima. Sì mister, buongiorno. Più volte siamo tornati, è tornato anche lei, sui margini di progresso dal punto di vista tecnico di questa squadra, parlando di una classifica buona ma che potrebbe diventare migliore a certe condizioni. Le chiedo, soprattutto dopo i 25 minuti della partita con l'Empoli, dopo lo spezzone finale, quanto di questo miglioramento passa da una crescita anche dal punto di vista mentale della personalità? Perché la squadra, forse perché non aveva più niente da perdere, è sembrata liberarsi da alcuni fardelli che sembrano in alcune volte un po' obnubilare il ragionamento complessivo della squadra. Guarda, io sono più livelli secondo me su cui bisogna confrontarsi su questa cosa ed è una base di partenza secondo me su cui si deve ragionare per avere una visione più completa. Io penso che Lecce negli ultimi 10 anni abbia fatto un percorso che l'ha portato negli ultimi 3 anni a vivere delle cose straordinarie, perché dalla C ti ritrovi in B, dalla B ti ritrovi in A, per poco non riesci a consolidare la categoria e ti devi stabilizzare. Ci confrontiamo con realtà, se andate a vedere gli ultimi 10 anni delle squadre che sono nei primi 7-8 posti di classifica, chi ha fatto spesso la Serie A e quando hanno fatto la B hanno lottato per vincere, e dunque era un momento di passaggio, ci sono tante cose che abbiamo dovuto affrontare, siamo arrivati a giocarci la parte di dicembre dove c'era purtroppo una serie di partite una dietro l'altra e le prime di gennaio con l'attacco a disposizione al 50%, perché praticamente avevamo fuori 3 giocatori sui 5 che potevamo utilizzare. E abbiamo, secondo me, nella difficoltà questa squadra ha tenuto botta, ha retto, ha una buona classifica. Adesso dobbiamo stabilizzarci e cercare di capire il nostro livello, che passa attraverso il lavoro, il consolidare i tanti ragazzi bravi, giovani che abbiamo dentro, che hanno dato dei segnali, ma poi è sempre la continuità che ti farà capire questi ragazzi se possono avere un livello importante per portare questa squadra a lottare per i primi posti. Io sono qua, ci metto passione, motivazione, spingerò sempre al massimo per far sì che questa squadra raggiunga le posizioni migliori possibili, però contestualizzarle è fondamentale
e anche l'ultima partita abbiamo avuto un crash test perché abbiamo affrontato la squadra che era la prima in classifica con un stile di gioco che porta avanti da 10 anni nonostante gli allenatori che siano passati, con un parco attaccanti completamente a disposizione. Abbiamo dovuto cambiare sistema perché abbiamo adattato il sistema alle caratteristiche che avevo a disposizione. Vi ho detto che ho fatto un lavoro dal punto di vista sia tecnico-tattico ma anche atletico in queste 2 settimane che precedevano poi la partita che abbiamo fatto con la Regina e con l'Empoli, che sapevo di dover pagare qualcosa sotto questo punto di vista, e aver tenuto botto in questa difficoltà per me dimostra che questa squadra ha tanto carattere, che comunque ha delle conoscenze e che dobbiamo solo affinare col lavoro, con la volontà, e iniziando ad approcciare questo girone di ritorno con una grande prestazione e cercare di portare a casa i 3 punti. L'ultima domanda di Giuseppe Andriani di Antenna Sud, prego. Sì, ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Prima diceva dobbiamo accelerare perché il girone d'andata ha detto una cosa, adesso vogliamo dirne una diversa. In questa accelerazione quanta fretta ha? Nel senso che comunque bisogna iniziare a vincere partite così importanti come quella di domani per poter accelerare, perché altrimenti poi le altre cominceranno a correre troppo. Grazie. La fretta è sempre una cattiva consigliera, però non bisogna neanche aspettare troppo. Io, e come sempre, ho cercato nella domanda precedente di darvi una visione più completa, insomma, del percorso, del periodo, di cosa abbiamo vissuto e di cosa vogliamo vivere. Certo che l'ambizione è, quando va in campo, è quella di cercare di vincere tutte le partite. Sicuramente siamo qualche punto dietro alle squadre che stanno viaggiando davanti a noi, ma in 19 gare può succedere di tutto. Non è estremizzando la partita successiva o dire oddio se succede che perdiamo, sicuramente è meglio vincere, proveremo a farlo con tutte le nostre forze, ma la grande capacità in questo campionato e in generale e di mantenere un equilibrio importante. Sicuramente in questo momento, con 19 partite da giocare, l'ambizione di provare a capire se potremo lottare per i primi 2 posti c'è, ed saranno le partite a determinarlo. Sicuramente non sarà decisiva quella di Pordenone, né, come speriamo vada bene, né se andrà male, e affronteremo quello che è la partita responso da Rama, con l'obiettivo sempre di fare il meglio possibile, e capiremo in queste 10 partite iniziali del girone di ritorno cosa siamo stati capaci di fare per affrontare poi le ultime 9, che determineranno poi se avremo avuto la capacità di iscriverci alla lotta per la promozione diretta, o invece dovremo fare un passaggio diverso passando attraverso i play-off.